CIGEP 2020, ci troviamo allo stand della De Beek, la società olandese multinazionale che proprio quest'anno nel 2020 celebra i suoi primi 100 anni. Ci troviamo in compagnia di Leonardo Di Carlo, che è il maestro pasticciere brand ambassador dell'azienda. Leonardo, benvenuto. Grazie, benvenuti a voi e beh, scoprirete tante cose su questo mondo nuovo delle panne tecniche, delle panne De Beek, perché dovete approfondirle, dovete conoscerle, soprattutto dovete applicarle. Adesso vi spiegherò passo passo quello che è successo. Una pillola da 4 minuti in video, per te essere brand ambassador è certamente una grande responsabilità, ma anche una grande soddisfazione. Beh, io quando me l'han chiesto ci ho pensato un po', io non accetto subito le cose così, ci ho pensato perché so che è appunto una grande soddisfazione, però un grande impegno. E la cosa più bella di essere brand ambassador per una panna con cui, per un'azienda con cui io collaboro da anni, perché nella mia scuola utilizzo le loro panne da anni, è stata una bella cosa, perché poi il bello è mettersi in gioco, condividere con i colleghi anche stranieri e crescere insieme, ricordatevelo. Crescere insieme si va lontani, da soli non si va da nessuna parte. Tu fai formazione nella tua scuola che si chiama Pastry Concept. Quanto conta per te e per tutti coloro che apprendono volta per volta i segreti della pasticceria utilizzare i prodotti De Beek? Beh, allora, proprio l'altro giorno, visto che io faccio formazione a 360 gradi e faccio solo formazione, mi permetto di dire una cosa: abbiamo fatto per esempio un Savarin molto particolare che è un po' il fratello del babà, dove c'era il problema di avere questa panna chantilly, perciò panna chantilly si intende solo panna montata, leggermente zuccherata e vanigliata, dove restava sul prodotto senza nessuna sinergia, cioè senza nessun collasso. Beh, gli ho fatto vedere i miei corsisti, abbiamo usato la prima Blanca, è un mio primo amore, si può dire così, fa anche un po', diciamo, collega, e hanno visto che dopo 2 giorni il prodotto era ancora perfetto. Perciò la formazione è importante, e capire come sono fatti gli ingredienti, e una volta capiti siete voi che comandate loro, ma loro non comandano più voi. Prima Blanca è uno dei prodotti più utilizzati e preferiti dalla gran parte dei maestri pasticceri italiani e non solo. Ma ce n'è qualcun altro per Leonardo Di Carlo? Bene, abbiamo, allora, a me piacciono 3. Prima Blanca è il primo, poi abbiamo appunto anche Panna White, che è una panna a tutti gli effetti 100% italiana, e poi abbiamo la Tenuta Più. Che queste panne sono polivalenti, perché no, possiamo dirle, sono molto tecniche, alcune sono più indicate per esempio su un prodotto da forno, dove io faccio un mio cake molto leggero, ci metto la Tenuta Più perché è una struttura diversa, oppure posso metterci la White per fare un prodotto da forno come una crema pasticcera che ha una cremosità effimera data appunto da queste tipologie di panne tecniche. Io lo sottolineo perché non è tutta panna, come qualunque cosa. Sono sempre panne, ma io devo dare la possibilità ai nostri corsisti di essere flessibili. I tuoi corsisti sono dei principianti e talvolta anche dei professionisti che desiderano affinare le loro tecniche. Qual è il consiglio che tu ti senti di dare a tutti loro nella scelta delle panne, delle creme realizzate, spesso anche pronte all'uso, proprio dalla De Beek? Beh, allora, innanzitutto, se parliamo di giovani che vogliono intraprendere questo lavoro, vi dico subito, ricordatevi di togliere l'eccedenza, dovete prendere la sostanza, prima cosa, perché oggi c'è tanta, a mio avviso, tanta fuffa. Noi dobbiamo prendere, come si diceva prima, i cavalli di battaglia, conoscere bene un dolce italiano, un dolce estero, come viene fatto e come devo modificarlo, perché sono quelli che poi alla fine in un'azienda fanno fare un po' il cassetto, diciamo. E poi invece per chi ha già un'azienda gli dico, ricordatevi che io quando conosco, appunto, lavoro con una panna molto tecnica, posso tagliare dei tempi di lavorazione. Questo cosa vuol dire? Meno manodopera. Se mettiamo meno manodopera, magari meno il 2, meno il 3, meno il 5%, meno 20 minuti al giorno, a fine anno, cari signori, io con quei 20 minuti posso fare tantissime altre cose, non solo lavoro ma anche vita privata. Certo.
Sì, perché uno pensa sempre solo al lavoro, ma possiamo anche vivere, no? Giusto? Assolutamente sì. E infine, Leonardo, qual è il trend per questo 2020? Il trend per il 2020 è avere dei prodotti che danno una vera mano al professionista, in questo caso le nostre panne tecniche, riuscire a fargli capire che devono essere le cose che vengono realizzate, devono essere replicabili. Vuol dire che se la faccio io o la fa lei o il nostro operatore, che si chiama? Mario. Ecco, Mario, devono essere le medesime. E poi successivamente la ciliegina sulla torta, che devono essere vendibili. Questo è il trucco per tutto. E un dolce trend per il 2020? È un segreto, caro, però un dolce trend ve lo dico subito. Io cerco di abbassare dove posso, per esempio come il cake che abbiamo presentato prima. È un cake goloso molto particolare, ho tolto il burro, ci ho aggiunto solo la mia prima blanca, la chiamo così, ottenendo un prodotto molto soffice con meno quantità di burro all'interno, con una struttura diversa e soprattutto un gusto completamente che sa di cioccolato. Il trend è togliere ma non aggiungere, ricordatevelo. Grazie per i piccoli segreti che sei riuscito a spiegare in pochi minuti qui dinanzi alle camere di orecatv.it. Altro appuntamento prestissimo con altri segreti da svelare. Grazie Leonardo. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e mi raccomando, usate la testa. E come c'è un detto di Bruno Munari, che è stato un visionario, diceva: ricordatevi che complicare è semplice, ma semplificare è molto più complicato. Mi bacio, ciao!